Siamo con mister Alberto Criaco. Allora, una vittoria che svanisce proprio nei minuti di recupero, ma possiamo dire, forse il risultato di pareggio guardando tutte e 95 minuti ci può stare, ma possiamo dire che si è rivisto il Brancaleone vero dopo 4 sconfitte consecutive, considerando anche quella di Coppa Italia. Abbiamo visto un Brancaleone sul pezzo, con la giusta carica, che non ha assolutamente fatto male a confronto di una corazzata come il Cittanova. Ma credo che l'analisi sia giusta per quanto riguarda oggi la partita. Il pareggio avremmo firmato all'inizio della partita, anche per le condizioni come siamo arrivati e come, anche se non ne parliamo mai perché non sono un allenatore che poi va a piangersi addosso, ma in molte partite eravamo davvero corti. Oggi abbiamo recuperato qualche giocatore, credo che per come è arrivata, perché è arrivata a 30 secondi dalla fine su una mischia furibonda dentro l'area, ci spiace perché sono svaniti altri 2 punti, però a me interessava vedere la reazione della mia squadra, tenendo conto che poi, se andiamo all'interno delle partite che abbiamo giocato, secondo me a San Biagio abbiamo fatto una buonissima partita e col Gioioso in casa non si meritava di perdere. Poi le chiacchiere che si fanno ad hoc, perché ognuno giustamente si cura l'orticello suo. Io sbaglio tante volte onestamente poi a non dire le cose per come sono, perché forse essere troppo umili a qualcuno può fa male agli altri, ecco, e ci parlano sopra e ci mettono roba che non esiste. Sento fesserie una dietro l'altra, ma comunque torniamo a noi, e ti posso dire che ho visto una rabbia nei miei ragazzi, ma vedo come ci stiamo allenando. È normale che abbiamo pagato oltre misura qualche errore individuale nelle partite precedenti. È normale che mercoledì noi perdiamo una partita di coppa nella quale lascio 6 giocatori fuori che oggi erano titolari, e quindi è normale che la vada a perdere, perché poi mi vanno a giocare dei ragazzi che esordivano per la prima volta. E poi è normale pure che gli altri parlino, io li lascio parlare. Poi l'ho sempre detto, lo ribadisco, a me interessa che a fine di questo campionato il Brancaleone raggiunga 40 punti e va bene così. Sono felicissimo, ma credimi Mimmo, io ero tranquillo perché so le nostre situazioni, so che quando poi ti va a mancare, e non mi stancherò mai di ripeterlo, gente come Matteo Carbone, gente come Giovanni Galletta che gioca con un'infiltrazione da 4 partite, avevamo fuori Morabito, oggi è rientrato, avevamo a mezzo servizio 3-4 partite che abbiamo a mezzo servizio Montero, quindi sapevo solo la forza di questa squadra adesso ripartiamo da questo pareggio e va bene così. Allora, a proposito parliamo un pochettino di posizione in campo. A un certo punto Montero non ce l'ha fatta più, è stato sostituito tra l'altro bene da Romeo Pietro, che ha segnato il gol, però senza dubbio quella prima parte di partita con Montero, Galletta e Toscano, mi sembra che il centrocampo ha dato veramente tantissimo fastidio a un Cittanova, bloccando i 2 play per eccellenza che sono Condemmi e Sapone. Non li scopriamo certo noi che tipo di calciatori sono, perché il Cittanova praticamente non ha quasi tirato in porta se non dalla distanza con tiri deboli. Quindi anche da questo punto di vista la squadra sta ritrovando quella conformazione tipica che magari riesce a mettere più grinta e agonismo sul campo. Sì, ma credo che poi quando si va a fare quelle uscite forti come le facciamo noi, un conto è giocare contro una squadra come il Cittanova, che è preparata tatticamente, e quindi le uscite ti vengono meglio, perché sappiamo dove andarle a prendere, perché hanno un'identità, il Cittanova ha un'identità. Poi quando si gioca con delle squadracce, perché poi inizio ad entrare anch'io con il piede addosso a chi fa passare altre situazioni dove non sappiamo dove andare ad uscire, ci viene più complicato. Oggi credo che tatticamente sia stata una partita spettacolare. Invito qualche mio collega magari ad accendere Facebook, che la mandiamo lì e se la va a vedere, così magari impara qualcosina.
E va bene, Mimmo, adesso sappiamo che abbiamo un'altra partita difficilissima contro un Bocale costruito benissimo, contro una grandissima squadra che è il Bocale. Andiamo, ci giochiamo questa partita mercoledì, fermo restando che noi dobbiamo stare tranquilli, dobbiamo recuperare ancora qualche elemento. Come dici bene tu, oggi a metà campo abbiamo fatto una partita gagliarda, tosta, abbiamo ritrovato la gamba giusta, ma perché si veniva da infortuni? Ma perché Toscano lo recupero dopo 2 anni fermo? Ma perché Ezechiel si è allenato in maniera non benissima durante la settimana? Perché Galletta Simone ha avuto dei problemi? Ma queste sono cose nostre che ce le risolviamo, stiamo in silenzio e va bene così, siamo contenti lo stesso, anche se i miei ragazzi un pochino, per come è arrivato, non per il risultato in sé, perché il risultato in sé è un buonissimo risultato, perché pareggiare contro una grandissima squadra come la Cittanovese avremmo firmato onestamente, e ci fa male perché arriva a 30 secondi dalla fine, sui 30 secondi finali che l'arbitro chiama per l'ultimo cambio, e questo ci brucia, però il calcio è questo, quindi sono contento e sereno come lo ero dopo Gioiosa, come lo sono stato dopo San Biasi, quindi qua regna l'armonia e dobbiamo stare tranquilli e ritrovare qualche giocatore, che poi da qui alla fine vedremo quello che succede. Grazie, mister. Prego.